scopriamo che è stato tutto scritto, che è stato tutto pensato e ragionato in questo manuale della protezione civile per la gestione delle emergenze, che scomoda addirittura l'imperatore Augusto. È una teoria incredibilmente organizzata che in questa città ha trovato finalmente applicazione. La popolazione è comunque sempre coinvolta nelle situazioni di crisi, sia emotivamente sia fisicamente. Se la sua controparte istituzionale sarà sufficientemente autorevole e determinata, la maggior parte dei cittadini sarà disponibile ad abdicare alle proprie autonomie decisionali, a sottoporsi a privazioni e limitazioni, ad ubbidire alle direttive impartite. Un chiaro piano di comunicazione permetterà una più agevole accettazione delle misure adottate. Non solo, qualora il precipitare degli eventi lo rendesse necessario, sarà più facile imporre una disciplina più ferrea e chiedere sacrifici più duri. È inutile perdersi in dettagli poco importanti. Per esempio parlare della reazione incontrollata di una piccola parte della popolazione, quando la comunità si è comportata in generale in maniera corretta. Non fate pressioni, perché altrimenti non facciamo la cerimonia. Dove sono gli altri aquilani? Nelle tende! Il comune si lava le mani, la protezione civile non ci dà nessuna risposta. Dopo 5 mesi sofferti in tenda, questo era il piano vincente. Mettere contro le persone è una genialità quando non si vuole far modo che le persone ragionino. Questo è quello che io personalmente accuso alla protezione civile, ma non alla fanteria. La fanteria è splendida, sono i generali che sono sbagliati, perché sono quelli che comandano. Noi saremo sempre gratissimi alla protezione civile per quello che ha fatto nell'immediato, nel post-terremoto. Sono le persone che guidano che sono sbagliate. È ovvio che noi intimidazioni non ne abbiamo fatte, se questo... Cortesemente, spegni la telecamera, ci vuole, non sei autorizzato. Giornalista. Non mi interessa. Non mi risultano azioni intimidatorie. A noi ce ne risultano tantissime. Allora segnalate, ce le volta per volta. Volantinaggio, non è possibile farlo in quel momento. C'è una nota scritta e firmata dal coordinatore della Dicomac che dice che il volantinaggio è permesso nelle persone. Noi abbiamo a disposizione del Dicomac e sono ben precisi. Allora, estranei nei campi per fare riunioni, volantinaggio o quant'altro, o riprese, mi scusi. Proviamo a entrare nel campo di Piazza d'Armi invitati da un residente. Che dici, possiamo entrare? Con quella non è sicura. Ma a me non me ne può fregare di meno, io sono un esecutore, a me non me ne può fregare di meno. Ma non vi pare questa concentrazione che stanno facendo sia un modo per controllare la gente? Ma a cosa servono in un'area in emergenza il comando e il controllo? Stato democratico.